Eccellenza, oggi è l'anniversario dell'elezione di Giovanni Paolo II. Sono passati ormai molti anni, ma il suo ricordo? Sì, a quell'ora ero studente qui a Roma al Biblico e quindi ho potuto partecipare al momento della presentazione del nuovo eletto di Papa. Ciò che mi ha colpito è la reazione della piazza, perché praticamente all'inizio, quando si è presentato, nessuno sapeva chi fosse. La gente gridava un negro, cioè era totale ignoranza, nessuno lo conosceva. E quando moriva è conosciuto da tutto il mondo, cioè vuol dire che c'era un cammino proprio dalla mancata conoscenza a quella conoscenza diffusa mondiale. In quanto al significato di quel momento, direi che era un trionfo della fede, della speranza e della carità, perché ciò che ha portato al mondo in quel momento era proprio quello che mancava, la fede prima di tutto, che lui ha rafforzato e in tutti i sensi ha fatto vedere che la forza portante o portatrice non soltanto delle idee ma anche delle azioni era quella fede che gli ha permesso di lavorare anche quando era già del tutto anziano, e la speranza che aveva sia nella caduta del comunismo, ciò che si è avverato, ma prima di tutto la speranza del rinnovamento della cultura cristiana nel mondo. Il comandante prima di tutto è il mondo dei giovani, ciò che si è avverato poi nella giornata mondiale della gioventù con grande successo, e della carità che direi man mano con passar dei mesi e degli anni ciascuno sapeva che il Papa agisse condotto da quell'amore per l'uomo, che veramente l'uomo in chiesa non solo deve essere amato, ma è veramente amato dal Papa. Questo sarebbe il più sintetico messaggio, direi, di quell'avvenimento in cui partecipavamo tanti anni fa.